Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Storia di castelli, ville, furti e candele misteriose, quella che stanno vivendo Vittorio Sgarbi e una castellana piemontese. Una storia che parte nel 1600 e che è scoppiata ieri sera in TV nella trasmissione Report. Una storia il cui finale saranno le indagini dei carabinieri a stabilire. Al centro della contesa una tela del 600 di Rutilio Manetti, la cattura di San Pietro, di proprietà di Vittorio Sgarbi, che sostiene di averla trovata durante i lavori di restauro di Villa Maidalchina, comprata dal critico nel Viterbese. Secondo quanto raccontato da Report e dal Fatto Quotidiano, l'opera risulterebbe invece rubata nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte, di proprietà di Margherita Burzio. Le indagini si stanno concentrando anche sulle dichiarazioni di un intermediario e di un restauratore, ma la castellana ha già fatto sapere di volere indietro il quadro. Il sottosegretario Sgarbi replica alle accuse affermando che si tratta di due tele diverse. Tutto ruota attorno a una candela, quella che sul quadro di Sgarbi c'è e in quello rubato no. Sarebbe questa, secondo il critico, la prova che non si tratta dello stesso dipinto.